Paolo De Cani, vice sindaco di Pozzolengo, e Paola Terraroli, assessore di Pozzolengo, di nuovo negli studi Temporadio. Allora, bentornato al vice sindaco, diamo Buongiorno a tutti. e bentornata anche all'assessore Paola Buongiorno. Terraroli. Allora, gli ascoltatori sono invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare SMS e messaggi WhatsApp, da qualche settimana è cambiato, quindi chi non l'avesse ancora preso lo appunti, è il 348-3188-339. Per chiamarci, poi le linee sono sempre aperte, lo 0376631709, la mail è diretta@temporadio.it. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live 28 giugno. Allora, cominciamo col dare la voce al vice sindaco. Va bene, lo chiediamo a Paola Terraroli, di solito prima le donne No, ma io e i bambini, quindi diamo la voce, va bene così, no? Perfetto, perfetto. Allora, la voce al vice sindaco, di cosa parliamo? Della grande rievocazione che state per fare? Hai perfettamente ragione, grande rievocazione del 1630, rievocazione molto importante per quella che è la realtà di Pozzolengo. Questa è la primissima rievocazione, per cui, sai, come tutte le prime volte, siamo messi alla prova. Energie che abbiamo messo tutti sono molte, sono tantissime. Rievocazione che serve non solo come evento turistico per catalizzare quelli che sono naturalmente i turisti che sono presenti sul lago in questo periodo, ma soprattutto quella che è una riproposizione della storia. Solo attraverso il recupero della storia riusciamo a capire dove vogliamo andare, secondo me. Ma perché? È importante capire il perché molti conflitti storici, da cosa sono nati alla fine, dalla voglia di libertà o del riconquistare una libertà persa. In questo caso è un conflitto nato, come si diceva, nel 1630, dovuto a un attacco dei Lanzichenecchi per conquistare quello che era il territorio di Pozzolengo. Dopo aver conquistato Goito e Peschiera, si sono diretti verso Pozzolengo. Gli abitanti di Pozzolengo si sono naturalmente racchiusi in quello che è la fortezza di Pozzolengo, l'attuale castello di Pozzolengo, resistendo dall'1 all'8 di giugno a questi attacchi dei Lanzichenecchi, poi alla fine sconfiggendoli e allontanandoli da quella che era la realtà di Pozzolengo. Da qui naturalmente questi alemanni erano condotti dal conte di Collalto, hanno dovuto allontanarsi perché appunto hanno visto che era inespugnabile la nostra fortezza. Da questo nasce l'importanza di ricordare la resistenza che hanno avuto i nostri compaesani, i nostri cittadini, la voglia di dimostrare la fedeltà a quello che era all'epoca il regno di Venezia, per cui la Serenissima. Fedeltà che poi venne naturalmente ricompensata con due lodi negli anni successivi. Volevo fare un collegamento, un parallelismo tra quella che è la rievocazione storica, appunto, dicevo, rievocazione storica va vista naturalmente non solo come l'aspetto goliardico, turistico, ma un riscoprire questi valori qua in tutte le rievocazioni storiche. Quella di San Martino Solferino che è appena avvenuta la settimana scorsa, in questa rievocazione storica, è lo spirito che, grazie ai rievocatori, non figuranti, come molti sbagliano, ma ai rievocatori, persone preparatissime dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, che vanno a manifestare, a rendere quella che è la storia, pagine vive di attualità. Grazie a queste persone, stavo dicendo, possiamo rivivere quello spirito che legava all'epoca le nazioni. Spirito appunto che portava alla libertà, alla dignità, alla conquista di questi valori. Valori che se li rivediamo oggi sembrano in certi casi lontani, sembra che non li viviamo più, siamo troppo proiettati, secondo me, verso quello che è il futuro. Futuro, la tecnologia e tutto il resto che ci allontana da quello che invece è il vero senso del vivere quotidiano. Siamo talmente abituati a questa idea di libertà che forse non ci facciamo nemmeno caso. Il problema è quello lì, secondo me. Anche perché, un piccolo esempio, diciamo che siamo liberi, 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 e tocco un argomento che è anche di attualità. Libertà sì, ma nel 2011, ad esempio, c'è stato il referendum sull'acqua, ok? L'acqua pubblica. Oggi come oggi, di quel referendum, siamo costretti ad andare, se non ricordo male, e sicuramente non ricordo male, il 28 di ottobre
a un altro referendum, ma perché? Perché è stato disatteso. Vuol dire che la volontà di quello che era stato il popolo, i cittadini, è stata disattesa. Questo mi fa pensare fino a che punto siamo liberi. Perché l'acqua è un bene pubblico, è un bene comune, perché dobbiamo privatizzarla? E questo è solo un esempio semplice ma fondamentale, e si parte molte volte dai piccoli esempi per rendere concreta quella che è il concetto di una libertà. L'altro argomento d'attualità, ad esempio, con stupore, con meraviglia, ma anche con un senso di orgoglio, secondo me in questi giorni si sta vivendo a livello anche nazionale un riscatto, un orgoglio nazionale, dettato da cosa? Dettato da che finalmente l'Italia sta alzando il capo tenuto chino di fronte, da alcuni anni, di fronte a altre nazioni, cosa che non ritengo assolutamente giusta, ma perché l'Italia nazione che ha tenuto il capo chino non è tollerabile. E qua questo ha fatto nascere finalmente un riscatto, secondo me, da parte mia sicuramente, ma anche da parte di molti italiani, perché puntando i piedi si è finalmente arrivati, e ripeto finalmente allo sfinimento, arrivati ad avere un rispetto nazionale, un orgoglio nazionale, che non si respirava da alcuni anni. L'Italia, preciso alle altre nazioni che forse se lo sono dimenticato, è sempre stata... Cucina è sempre stata un valore aggiunto per le altre nazioni, a livello sia di cultura, di umanità. Anche l'Italia ha avuto quelli che erano gli immigrati, ma gli immigrati sono stati il valore aggiunto di molte nazioni, sono stati quelli che hanno creato la ricchezza in molte nazioni. È per quello che, prima di parlare male dell'Italia, dovrebbero, come si dice, ok, sciacquarsi la bocca un attimino, o quantomeno studiarsi la storia. Perché il rispetto verso gli italiani è doveroso, e questo è per quello che ti dicevo, creavo un parallelismo tra quello che sono gli eventi storici e gli eventi attualità, i corsi e i ricorsi storici che sono sempre alla portata di ogni giorno, che possiamo vedere. Allora, posto che, no, mi piace perché lei appunto è un po' vichiano, no? Gian Battista Vico, quello dei corsi e ricorsi, un pochettino, effettivamente ci sono diversi paralleli. Uno può dire, ma cosa c'entra l'acqua con gli Anzichenecchi? Beh, pensate al fatto che gli Anzichenecchi non erano venuti giù per la Germania, anche se erano tedeschi, erano mercenari, quindi erano venuti giù per soldi, e il privato credo che non si occupi dell'acqua per filantropia. Sono degli accostamenti che faccio non casuali, sono sottili se volete, ma non sono casuali. Di solito il privato ci vuol guadagnare, insomma. E ho voluto toccare l'argomento, naturalmente, la rievocazione storica, ma creando il parallelismo, perché la rievocazione in sé, se è solo una rievocazione che non porta niente d'aggiunto, allora pensiamoci sulle rievocazioni storiche. Le rievocazioni sono belle, fantastiche, come sarà la nostra, molto importante, ripeto, per cui invito tutti a partecipare alla rievocazione storica del 1630 a Pozzolengo, ma devono fare anche riflettere quelli che sono per i valori che portano e quelli che sono naturalmente partecipanti. Vero è che l'Italia è stata spesso, lei dice appunto un valore aggiunto, è vero, però comunque l'Italia è stata spesso presa in giro, umiliata da altri. Mi viene in mente per esempio che la teoria della superiorità della razza ariana, per esempio, non nasce tra l'altro in Germania, nasce da Richard Chamberlain, che era un economista britannico, per esempio, no? Che parla, fa effetto parlare di appunto di questi argomenti che comunque sono reali, no? Appunto lei sta però vero è che per esempio teorizzava la superiorità degli anglosassoni rispetto ai latini. I latini dovevano essere galoppini, praticamente gli anglosassoni erano tollerati, per esempio. Per cui lei parla appunto del referendum e orgoglio anche proprio territoriale. Orgoglio territoriale al referendum che naturalmente si è riferito alla provincia di Brescia, in questo caso qua, il 28 di ottobre. Per cui appunto. Allora, andiamo avanti. Paola Terrarelli vuole aggiungere qualche cosa, perché il microfono è sempre aperto. Sì, no, io ci tenevo anche a precisare l'importanza della rievocazione storica in quanto patrimonio culturale. Il 18 giugno a Pozzolengo si è tenuto un convegno tenuto da due grandi persone del nostro territorio, che sono il signor Caiola e il signor Ercolano Gandini. E diciamo, questo è il nostro patrimonio, nel senso che e la moglie Maria Teresa Belisai, questi sono il nostro patrimonio territoriale.
nel senso sono un libro vivente, ecco, loro ci hanno trasmesso tutte le loro conoscenze, quindi credo sia anche giusto valorizzare la loro figura, la loro conoscenza e sperare che ci siano, diciamo, giovani pronti a farsi carico di queste loro conoscenze, ecco, che insomma sia importante anche per allora io me lo aspettavo un messaggio del genere. Adesso lo affrontiamo subito. Vi lascio sempre il microfono aperto, però è rivolto al vice sindaco. Ecco un altro fascista, io lo leggo così com'è. Ecco un altro fascista, parliamo di persone non di oggetti, scandalizzato da questi discorsi per prendere dei voti non potete fermare gli sbarchi, dice Fausto. No, ecco. non è legato un discorso a essere fascista, no. È un discorso di prendere cognizione di avere rispetto dalle altre nazioni, semplicemente quello, perché non tollero che nessuno delle altre nazioni non abbia più il rispetto verso l'Italia. È una riconquista di quello che è il rispetto verso di noi, di tutti noi. Io vedo l'Italia come un'unica, giustamente come va vista, un'unica popolazione unita. E nel senso di nazione, che è fondamentale. Quello che mi spiace è quando siamo vessati dalle altre nazioni, non è tollerabile questo. Per stare sul territorio, cito per esempio un sindaco che è quello di Montichiari, adesso non mi ricordo le cifre, però aveva detto se per esempio si facesse l'accoglienza diffusa, cioè ogni comune accogliesse qualche migrante, non ce ne accorgeremmo neanche, ma sotto la decina addirittura sarebbero, se tutti, invece vanno tutti in alcune zone, no? Ecco, è lo stesso discorso, ampliando, si può fare con l'Europa. Bravissima quello ci sono concetto. Per esempio, non so, l'Ungheria, quanti ne ha accolti? Zero. Varie altre, non so, la Germania sono qualche centinaio, adesso non mi ricordo, ma non di migliaia, centinaio. Proprio non per l'amico che naturalmente ha mandato il messaggio, non ho tessere in tasca. Per cui, va bene, fermiamoci un attimo. Un saluto. Fermiamoci un attimo allora con Paolo Degani e Paola Terraroli, vice sindaco e assessore di Pozzolengo. Stiamo dialogando con il vice sindaco di Pozzolengo Paolo Degani e con l'assessore Paola Terraroli. Allora, stavo guardando i messaggi che sono arrivati, a parte che c'è un Degani bentornato su Tempo Radio, grazie per quello che hai fatto con la rievocazione storica, dice Ettore. Che salutiamo, rievocazione storica, tra l'altro, che ricordiamo sarà adesso il 30 il 30 e il primo di luglio. Il primo di luglio, sì. Quindi questo fine. E grazie allo giro a tutti, a tutte le persone che ci hanno aiutato a fare di questo evento un grande evento, per un grande cui evento. Loro giro pari, già avuto compresi i consiglieri comunali. Conferenza stampa, 1630, sì. E quando si leggono i promessi sposi, si legge della peste, erano gli stessi lenzichenecchi che hanno portato la peste, insomma, tra sì. Alla fine. Sì. Che sarà arrivata anche a Pozzolengo, purtroppo. Sì, 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 sì. Cui... confermati da dati storici anche quello. Per cui volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda la rievocazione storica. La rievocazione storica che vede 130 rievocatori presenti, 130 rievocatori del reggimento Strassoldo, che sono costituiti da 14 associazioni. Sono professionisti, hanno già, riconosciuti anche a livello europeo, in quanto sono stati oggetto di riprese da parte della RAI, History Channel, Focus Storia, per cui professionisti proprio del settore, e abbiamo puntato su quello. L'altro ringraziamento va a quelli che sono gli sbandieratori di Isabella d'Este e di Cavriana, loro sono. Uh-huh. È un gruppo che ho conosciuto, veramente complimenti, perché sono professionali, è da poco che sono nati, circa 3 anni, ma persone preparate, hanno coinvolto anche dei ragazzini, per cui ho, come dicevo, già avuto modo di dialogare con loro, parlare con loro di come svolgere quella che è la manifestazione, ho trovato un riscontro molto molto professionale. Non vi nego, abitanti naturalmente di Cavriana, che avete un bel gruppo davvero da invidiare. Da invidiare, certo, poi sono dei giocolieri veri e propri che con le bandiere, tra l'altro preparati. Mi risulta essere un intrattenimento tipico italiano, mi risulta, sì, per cui sì. Proprio a proposito, c'è un sindaco e vice sindaco, magari diventerà un giorno, vive Pozzolengo, non so se è diretta Paolo Degani o magari Paolo Terraroli, potrebbe essere un giorno sindaco lei, potrebbe essere. Poi ancora c'è un Degani a casa tutti gli immigrati, non ne possiamo più. Allora precisiamo una cosa, il vice sindaco non ha mai detto una cosa del genere, mai detto. Ho detto altre cose che sono importanti, l'idea di nazione e di unità,
per avere il rispetto delle altre nazioni, che è fondamentale. Poi vediamo, allora parliamo un attimino di giovani, Paola Terraroli. Sì. Allora, lei ha un lungo elenco anche, tra l'altro, giovani non solo. Ecco. Giovani non solo, esatto. Io ho un po' quello che è il calendario dell'estate a Pozzolengo. Ecco, il 13 luglio ci sarà un aperitivo morenico che è organizzato dai ragazzi dell'Osservatorio Giovanile, che colgo l'occasione insomma di ringraziare per il lavoro che fanno. E colgo l'occasione anche per, cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che organizzano eventi sul nostro territorio. E il 14 luglio ci sarà una commedia dialettale e il 15 luglio ci sarà un concertino in piazza, poi magari ne dirai due parole tu, in piazza Dognocchi, esatto. E 19, 20, 21 e 22 luglio ci sarà il Music Village, che è una festa della birra organizzata da Prolocco con i ragazzi insomma diciamo del territorio. Il 27 luglio ci sarà una sfilata di moda che è organizzata dal comitato Activity, che è un comitato che è un comitato nuovo, nasce sul nostro territorio e nel quale fanno parte insomma i commercianti del paese. E il 28 luglio ci sarà poi Colline in Musica, Sinfonie Pop, sempre in piazza Dognocchi. Ecco, io volevo ricordare ancora gli orari di apertura del nostro punto giovani, che sono il martedì e il venerdì dalle 16.30 alle 19. Uh-huh. E anche l'informa giovani, l'informa lavoro, che è aperto il giovedì dalle ore 16 alle ore 19. Ecco, colgo l'occasione anche per ringraziare la cooperativa Elefanti Volanti, che è quella con cui l'amministrazione collabora per diciamo l'organizzazione Punto Giovani Informa Lavoro. E avviso tutti i genitori che sono in ascolto una comunicazione importante, che lunedì 4 luglio alle ore 20.30 ci sarà un incontro sui servizi scolastici, ecco, quindi ci saranno delle importanti novità, quindi venite assolutamente. Tra l'altro il punto giovani, info giovani, che è una cosa estremamente importante sia per la socializzazione che anche tra l'altro come aspetto pratico, tra l'altro, perché Allora diciamo che noi abbiamo la fortuna che sul nostro territorio abbiamo un oratorio, quindi un don fantastico, che è un bravissimo capo di gruppo di aggregazione, ecco, diciamolo così. Quindi questo punto giovani si affianca, collaborano, si intrecciano nelle attività, quindi ecco, non è solo il punto giovani la realtà presente sul nostro territorio, c'è anche comunque la collaborazione con la parrocchia, diciamo, di San Lorenzo, ecco. Ci tengo a precisare. Beh, vabbè, grazie, giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Come diceva Cleopatra, perché è quel che Marcantonio gli va largo, diceva, vabbè. Allora, dunque, sono di Mezzano e di Calvisano, domenica vengo volentieri alla rievocazione, troppo bella, complimenti, dice un grazie. Ascoltatore appunto di Mezzano e Calvisano. Poi Paola, avanti con i giovani perché sono la nostra risorsa, dice Ines, non solo sono il nostro futuro, anche perché se si invecchia, cioè se non si muore giovani e si invecchia, diventeranno coloro i quali ci assisteranno, purtroppo. Per cui nei giovani è fondamentale. È fondamentale, questo andrebbe ricordato ogni tanto. Bravo Paolo, l'acqua è un bene comune, assolutamente. Questo appunto per quanto riguarda l'acqua, che è un bene appunto sentito nella provincia di Brescia, appunto per questo referendum che ci sarà appunto nel prossimo futuro. È importantissimo, la provincia di Brescia è sentito sì, ma perché la provincia di Brescia sarà l'esempio, diventerà il punto di riferimento per tutta Italia. Certo. Per quello che sentiva anche. Poi la grande Germania bastonata dalla Corea, o Fiedersen, vabbè, questa calcisti la cosa che ti fa riflettere anche lì quanto valga l'Europa, perché ammetto che anch'io stesso quando ho guardato mi sono scoperto di fare per la Corea tutto sommato e quindi vabbè insomma bravo no, questo l'avevo già letto, è un altro messaggio uguale, bene comune. Ho letto che ci sono delle carte di identità difettose, come faccio a saperlo, chiede Marco. Saranno le nuove carte? Si deve rivolgere all'ufficio anagrafe, trova Carolina disponibile come sempre a dare tutti i chiarimenti che sono ritenuti necessari. Allora, poi altro messaggio che dice: purtroppo non è arrivato uno criptato in questo momento, quindi purtroppo. Allora, bravo Paolo, l'Italia alza la testa, dice un altro messaggio. Ripeto, la realtà è quella. Per cui, indipendentemente, lei mi aveva detto appunto dal pensiero politico, però l'Italia deve farsi rispettare. Deve farsi rispettare, che è fondamentale. Allora, questo di Ines anche è doppio. Poi, allora, c'è il salame alla rievocazione, viva i Norcini anche.
Sì, vive i Norcini, viva la Casa del Norcino, che così facciamo il riferimento a Casa del Norcino che sta andando avanti anche dopo la Fiera di San Giuseppe, per cui un grazie di cuore a tutti i Norcini che stanno portando avanti questa famosa Casa del Norcino e l'esperienza, parlando dei giovani, che va tramandata, l'esperienza del Norcino anche ai giovani, per cui l'idea era quella e sarà quella di fare, naturalmente, di entrare nelle scuole, di far conoscere i Norcini all'interno di quelle che sono le realtà scolastiche, ma di aprire anche dei corsi di Norcino, perché così possiamo proseguire con la nostra realtà in Norcini. Andiamo a creare nuove figure professionali come i Norcini, che è fondamentale. Poi mi collego anche a Tempo Riuso, visto che stiamo parlando della Casa del Norcino e tutto il resto. Tempo Riuso, stiamo avendo adesso degli ottimi risultati, anche se il tempo per sviluppare risultati è sempre tiranno, perché è poco. Però abbiamo avuto già un riscontro che sono 5 realtà che hanno aperto a Pozzolengo. Delle 5 realtà poi ci sono adesso ulteriori 2 interessamenti, speriamo che vadano a buon fine anche quelli. Il tempo, l'investimento che è stato fatto, ripeto, investimento nel credere che si riuscisse a smuovere un qualcosa all'interno del paese, sta portando i suoi frutti. Per cui siamo felicissimi. Precisiamo che Tempo Riuso è quell'iniziativa in base alla quale si cerca di far riusare. Sì, lo davo per scontato, ma hai ragione perfettamente, Paolo. È quell'iniziativa dove, in sostanza, grazie al Politecnico di Milano, gli edifici al piano terra dismessi, che erano attività commerciali, dovuto alla crisi, la maggior parte, come in tutti gli altri paesi a noi limitrofi, hanno chiuso, vuoi che hanno chiuso per la crisi, vuoi perché hanno aperto nuovi centri commerciali. Di conseguenza, con l'iniziativa, in collaborazione con l'amministrazione di Tempo Riuso, si sta riscoprendo la riapertura di questi negozi, l'interessamento ad aprire questi negozi, che possono essere riaperti per attività commerciali, ma anche possono essere per mostre d'arte, per qualsiasi attività ritenuta necessaria per far rivivere quello che è il territorio. Qua entra anche il discorso dei giovani, forse anche far capire a dei giovani la possibilità, perché io mi sono accorto che si va tutti per il settore, cioè chi è per esempio un dipendente statale, l'unica cosa che va a guardare è i concorsi, se ha bisogno di lavoro, se deve cambiare lavoro, eccetera. Chi è un lavoratore dipendente privato va a guardare solo le aziende, non va a guardare il pubblico, eccetera. E nessuno di questi pensa di poter aprire una propria attività, invece proprio è un cambiamento di mentalità che è drastico, è proprio, c'è una demarcazione enorme, proprio una cesura. Per farti anche un esempio, tornando appunto al discorso di Tempo Riuso, prima Paolo accennava il 27 luglio che c'è una sfilata di moda creata da questo comitato Activity, è un comitato che si è formato in modo spontaneo di commercianti. Appunto, la massima attenzione, li stiamo guardando e monitorando con attenzione, ma perché? Perché il primo evento che fanno è appunto una sfilata di moda. Attenzione, perché è sempre mancato un coordinamento all'interno dei commercianti, per cui un presidente, un'associazione di riferimento che ti agevola il dialogo per di più con i commercianti. È per quello che lo vediamo di buon occhio, nel senso che speriamo che vada a confluire in quella che è poi una realtà di commercianti, per cui da comitato che divenga quella che è un'associazione di commercianti, che è fondamentale come tutte le altre realtà del nostro paese, per poter avere dei riferimenti, per dare anche al turista un servizio che sta cercando, perché alla fine sta cercando anche quello. Certo. Poi, parlando di quello che è il turismo, per cui turista collegato al turismo, si sta facendo un ottimo lavoro con Colline Morenghi, con l'associazione, ho a che fare con un fantastico presidente e anche un direttivo che è superlativo, un ottimo rapporto col direttivo che è rappresentato appunto da tutti gli elementi dei diversi comuni appartenenti a quella che è l'associazione. Siamo riusciti a portare avanti quello che è il Cammino di Fede che adesso da 75 km va a coprire un 140 km. Abbiamo portato l'attenzione a quelli che sono i comuni di Lonato, Desenzano, Sirmione e Peschiera, per cui l'obiettivo, diciamo, si sta che è una ciclo pedonale, appunto, con la ciclo pedonale, ciclo pedonale che ti crea tutto quell'indotto oltre il discorso di fede, ma quell'indotto che ti va a sviluppare quello che è il turismo che dal lago di Garda riconosce quello che è l'entroterra, per cui c'è l'attenzione naturalmente degli albergatori del lago verso quello che è il nostro entroterra. Certo. Stiamo lavorando alla grande su questo, ottenendo ottimi risultati. Benissimo. Per cui un plauso veramente da parte mia a tutto quello che è la realtà delle Colline Moreniche. Vi leggo allora Degania, quando altre manifestazioni importanti, anche qua abbiamo anche Paolo Terrarolli, forse ce l'ha di più, o Paolo Degania, non so. C'è la prossima manifestazione importante, sono gli eventi di agosto, il 4 di agosto il Degustibus, grazie alla Proloco che sta facendo un ottimo
ottimo lavoro. Ci sarà appunto il De Gustibus, che l'anno scorso è andato veramente veramente bene, è piaciuto tantissimo, quest'anno sarà ancora ricco di eventi il De Gustibus. Poi il 6 c'è la finale del torneo calcetto, l'8 di agosto il Cantapaglio e il 10 di agosto la famosa festa di San Lorenzo, anche quella che raggiungerà ottimi livelli. Scritto, ecco, solo, no, solo una cosa veloce, volevo ricordare che questo fine settimana presso il centro polivalente ci sarà la festa dell'ospitalità, quindi venerdì, sabato e domenica vi aspettiamo. Benissimo. Poi, Ti rubo un secondo solo, l'altro appuntamento, ne abbiamo tantissimi, scusate, ma sono talmente tanti. Dal 24 al 28 di luglio c'è il campo della protezione civile, per cui tutti i ragazzi sono attesi al campo della protezione civile, come tutti gli anni, grande campo dove i ragazzi avranno le nuove esperienze. Certo, allora in agosto appunto la pasta asciuttata, che è poi all'interno del palio di San Lorenzo, no? Viva la Mille Miglia, salutiamo chi l'ha scritto. Poi, scusi, ma perché a San Martino c'è la prima battaglia e noi siamo prima di loro? No, ma qua parliamo della rivocazione 1630, non facciamo confusione tra 1600 e 1859. Esatto. 1859, quella di San Martino Solferino. Due secoli e vent'anni di differenza, cioè siamo sono due cose diverse, sempre con tedeschi, però comunque... L'altro evento è a settembre, importante, Paolo. Poi, brava Paola, sei tutti noi, dice un altro messaggio. Voi di Pozzolengo siete tutti bravi come amministratori, compreso il boss sindaco. Il boss, sortiamo, dopo poi lo chiameremo. C'è un evento fantastico, se mi concedi uno spazio piccolissimo, che è stupendo, veramente. Il 23 di settembre ci sarà la Coppa Cobram, che toccherà anche Pozzolengo. Lo toccherà verso, diciamo, la pausa pranzo, detta così, perché c'è un servizio. Allora, innanzitutto gli iscritti sono 600 iscritti, iscrizione chiusa, più un centinaio di persone che ruotano attorno, giornalisti, fotografi, eccetera. Ritrovo a Pozzolengo al nostro bellissimo parco, Don Giussani, con quello che sarà un servizio poi di catering, ma abbiamo voluto naturalmente all'interno di questo servizio qua proporre quelli che sono i prodotti tipici di Pozzolengo, naturalmente per far lavorare poi per notamenti e tutto anche quelle che sono le nostre realtà e far conoscere quello che è il nostro paese, per cui vi attendiamo anche per questo evento a settembre, che è il primo evento ma di tanti, come vedete. Benissimo. Eventi. Allora grazie a Paolo Degani e Paola Terrarolli, vice sindaco e assessore di Pozzolengo, grazie a entrambi. Grazie, grazie a tutti voi.